La prima volta che l'ho vista era vicino a un'aiuola. Che cosa? Tra uno sputo e una bottiglia di plastica. Beh, usata. Bene, no? Ma di cosa parla? Ma non lo so. Un documento. Di primo acchitto l'ho evitata come si fa di solito. E invece? Poi però mi sono soffermato a guardarla. Ma cosa? Era una bella merda. Ma cosa? Ma in che senso? Ma no, ma scusate. Un documentario su quella roba lì. Ma non staremmo esagerando. Non è raro trovare delle feci per strada. Ecco, però di solito appartengono a qualche cane. Certo, mi sono avvicinato col naso, ero emozionato. Ma come emozionato? E ho sentito che puzzava parecchio. Evidentemente era fresca. Ah, bene. Va bene. Una storia di razzismo non è una questione di intolleranza. Io ho tanti amici che la fanno. Però se ne tornassero dove vengono. Ma chi? Sembrano tutte uguali, ste merde. Nessuno si mette mai nei suoi panni. Di chi? Abbandonata a se stessa in mezzo alla strada. Tutti la schivano, schifano. Certo. Allora ho pensato che forse avrei potuto fare qualcosa di concreto per lei. Ma tipo? Ho deciso di farle conoscere le sue origini. Ma cosa sta dicendo? Ma cosa? Le feci rappresentano lo scarto che il corpo umano espelle attraverso l'ano, il buco anale. Diciamo che è un professorone lui, eh? Ma dove la porta? No, vabbè, ma si è arrivati. Ma dove? Le sue origini. E quali sono? Ma chi sta suonando? Chi è che arriva? Ah, il cane. Ecco tua mamma. Ma cosa tua mamma? Ma non è il figlio. Che peraltro non è contenta la mamma di rivedere il suo figliuolo. L'ha abbandonato di nuovo. Vabbè. Ho cercato di farli riavvicinare dopo l'abbandono. Purtroppo non è andata bene. No, sa come mai? C'è rimasta di merda. Vabbè. Vabbè, ma possiamo evitare questi primi piani suggestivi? La mamma, guarda, che belle immagini. La rinascita, attenzione. In realtà le feci sono molto importanti per l'ambiente circostante, perché hanno una funzione specifica, e cioè quella di concimare il terreno. L'ho dovuta lasciare un po' a se stessa. A se stessa. L'ho messa vicino a questa radice di un albero. Non è una cattiva idea, Oh, bravo, ha tolto sto tovagliolino. Spero si trovi bene lì. Sì, spero anche faccia qualcosa di buono per l'albero. Dove finisce una merda, inizia una nuova vita. Ecco, mi sembra una bella massima, E quindi? Era una merda. Sì. Una merda di cane. Hai fatto bene a dircelo, perché non l'avevamo capito, Vabbè. Siamo arrivati a questo. Ma dove andremo a finire?